finale d'anno con il botto per il Pescara che espugna il Domenico Francioni di Misura al termine di una vera e propria battaglia calcistica che ha messo in mostra la grande voglia di vittoria dei biancazzurri che hanno prima sofferto nel primo tempo e poi preso in mano pian piano le redini del gioco nella ripresa per l'11 di Massimo Oddo. Sono 3 punti di platino che arrivano prima della sosta che mai come questa volta sarà davvero meritata. In campo fra i biancazzurri esclusione a sorpresa in difesa di Zampano rimpiazzato da Fiamozzi, a centrocampo Verre in campo dal primo minuto con Memusciai e Benalì, con Cocco in attacco al fianco di Lapadula e Caprari più arretrato. Fra i nerazzurri c'è in campo l'ex Brosco con Corvia, unica punta di ruolo. Laziali subito aggressivi con un tiro al lato dopo 30 secondi di Oliveira. Al 12esimo si vede Dumitru dal limite ad andare a sfiorare la traversa con un tiro violentissimo. Il Pescara ha qualche difficoltà a proporsi in avanti con i nerazzurri che chiudono ogni spazio. Al 20esimo c'è l'infortunio di Crescenzi in un contrasto di gioco con Acostì, con l'ex crotonese costretto ad uscire e con Zampano che va sulla fascia sinistra. Al 25esimo Cocco segna il gol del vantaggio biancazzurro ma in fuorigioco e l'arbitro annulla. Al 28esimo sembra fatta per i padroni di casa con Schiattarella che in aria fa tutto bene colpendo in pieno il palo con Aresti battuto. Al 38esimo punizione di Scaglia con il portiere del Pescara costretto a deviare in calcio d'angolo. Al 40esimo nella Tina si infortuna Brusca Gine che viene sostituito da Mbaye. Nel recupero si vede poi Andrea Cocco che si gira e mira al 7 trovando la parata in calcio d'angolo di Farelli. Nella ripresa al 4 bella giocata in area laziale di Lapadula che poi tira centralmente. Al 10esimo Cocco esce dolorante e va in panchina tutt'altro che soddisfatto per la sostituzione. In campo a sorpresa va Mitrizza con il Latina che non riesce a pungere come nel primo tempo. Al 20esimo c'è una buona opportunità per i padroni di casa con Oliveira che conclude al lato dai 25 metri. Più ghiotta l'occasione che capita al 23esimo a Mitrizza che in area cicca clamorosamente il pallone. Il Pescara si rivede 2 volte con Lapadula che la mezz'ora alza sopra la traversa dopo una deviazione e poi dopo qualche attimo tutto solo davanti a Farelli trova il miracolo dell'estremo di casa. Ma il vantaggio dei biancazzurri è nell'area e arriva al 35esimo con Memusciai che va ad esultare contro un microfono rimediando il secondo giallo e l'espulsione così come era accaduto a Novara. Sempre ad opera del signor Battista di Molfetta. Il finale è di grande sofferenza ma nei 7 minuti di recupero non accade praticamente nulla con il Pescara che festeggia così il poker di vittorie chiudendo l'anno come meglio non poteva.